Ci troviamo a Lastrassigna, una cittadina a 13 chilometri da Firenze. L'occasione è per assistere alla rievocazione dell'assedio avvenuto il 5 dicembre del 1529. In attesa facciamo un giro intorno alle antiche mura, antiche perché sembra risalgano al 1300. Queste mura hanno avuto anche notevoli danni durante l'ultima guerra mondiale. Pesante, sporca di nebbia e di polvere, i muri lucidi di umido, si respira con il cuore, si trattiene il fiato in gola, non si sente più freddo, non fa più freddo, silenzio, silenzio. Sibili di vento. I tedeschi rompono, tagliando a pezzi soldati e terrazzani. Non fa più freddo, cuore in gola, aria sporca, sangue, fuoco. Brucia! Brucia! Brucia la lastra! Solo fumo, 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 cielo nero. La fanteria è caduta, non fa freddo, non fa più freddo! Cuore in gola, aria sporca, sangue. Fuoco! Vidi! Vidi! La terra era vuota e spenta. Vidi! In cielo nessuna luce. Vidi! I monti precipitavano. Vidi! Le alture si sgretolavano. Vidi! Ed ecco,
L'uomo sparito. E fughe d'ali, deserti cieli, vidi, orti fertili, sterili fatti. Le città! Le città! Rovine. I Nur, deboli e forti, tutti li abbatté la fame. I vecchi, le vecchie, tutti li uccise la fame. I saggi della città non sono più. Le mura della città non sono più. La mente della città non è più. Ningal! Ningal! Come uccello in fuga! Ningal, Ningal, Ningal come uccello in fuga ha abbandonato la sua città. Ningal grida! Ai! La mia città! Ningal grida! Ai! La mia città! Ai! La mia casa! Ningal grida! La mia città è distrutta! La sua gente! Un atomo di male compiuto, chi l'avrà fatto lo vedrà. Ottobre 1529. Signori, Carlo V, rispettando accordi con Papa Clemente VII, pone sotto assedio Firenze per riportare i medici al potere. All'inizio i due eserciti, quello di Carlo V e quello della Repubblica, erano pari di numero, ma nel 1530 gli assalitori ricevono numerosi rinforzi. Il borgo di Lastra, posto sul versante empolese dal quale giungono viveri agli assediati, diviene punto strategico cui far affluire e smistare per vie traverse rifornimenti. Lastra, signori, Lastra va distrutta. Fermare bisogna la sua preziosa funzione. Gli spagnoli attaccano, i soldati che vanno a Firenze, gli assedianti chiamano l'aiuto del principe d'Orange, arrivano i lanzichenecchi e, nonostante il tentativo di trattare la resa, tagliando a pezzi soldati e terrazzani, in un assalto cruento e feroce, aprono una breccia nella parte alta del borgo e irrompono a centinaia. Seguirà l'incendio e il saccheggio. Chi è quella lì? Vero? Bellino lo compro, ma come? Sono così brava! Sembra strano però, a qualcuno piace.
5 giornate.